Sembra davvero che la minoranza consiliare a Gorizia non abbia argomenti, problemi più urgenti e importanti se non insistere nel chiedere, come hanno fatto ieri con una mozione consiliare, insistere nel chiedere al sindaco e alla giunta di concedere il patrocinio al Pride FVG che si svolgerà, la sua manifestazione finale il 4 di settembre prossimo a Gorizia. Premesso che noi parliamo solo di patrocinio, non abbiamo negato, ma anche perché non compete al Comune, non abbiamo negato la possibilità dello svolgimento degli eventi, ma solo il patrocinio, ribadendo però assolutamente che siamo rigorosamente contro ogni forma di omofobia, contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di discriminazione, perché ciascuno ha il diritto di amare chi vuole, indipendentemente dal sesso. La storiella però che vi vorrebbe far passare l'associazione senza fini politici e gli eventi altrettanto senza fini politici, assolutamente, chiariamoci, non corrisponde al vero. Nel manifesto del Pride FVG, facilmente scaricabile da internet, si chiede, non politico dicono, si chiede l'approvazione di quel DDL Zan che sta spaccando il Parlamento e peraltro anche la sinistra. Noi siamo per un nuovo testo, un testo migliorato di DDL Zan, senza entrare adesso nel dettaglio. Nel manifesto dei Pride FVG si chiede la chiusura di CPR, incluso quello di Gradisca. Permetterete che noi invece siamo per il mantenimento del CPR, perché a nostro avviso, e credo anche ad avviso dei cittadini goriziani, chi, gli extracomunitari, ma vale per chiunque, chi ha violato la legge non può girare indisturbato sulle strade delle nostre città. Nel manifesto si chiede di rimuovere i crocifissi dalle scuole, altro che non senza fini politici, si chiede di rimuovere i crocifissi dalle scuole, e viva Dio, noi siamo invece perché rimanga questo segno nelle scuole, che ci siano, che rimangano i crocifissi nelle scuole. Vorrebbero far passare per omofobi perciò chi è contro il DDL Zan, chi non vuole chiudere i CPR, chi vuole mantenere i crocifissi nelle scuole. Ed è omofobo chi sostiene questo? A questo punto, credetemi, è molto più facile ritenere, pensare che si usi strumentalmente l'omofobia per altri fini, questi sì, politici.